Vai. Buongiorno e bentornati ad Api in Giardino. Oggi devo controllare se le api sono salite a melario e com'è la situazione nel nido. Come potete vedere avevo messo questo peso perché nei giorni scorsi c'è stato molto vento e per paura che si ribaltasse l'arnia l'avevo ancorata un po'. Un paio di giorni fa avevo aperto il coperchio per controllare se erano salite a melario. In realtà non erano ancora salite, c'era qualche ape ma non avevano costruito ancora niente. Questo è il primo anno, quindi non avevo telaini da melario già costruiti e quindi faranno un po' più fatica. Però infatti, come l'altro giorno, ci sono alcune api ma non mi sembra che abbiano costruito nulla. Proviamo velocemente. No, sono ancora nuovi. Esattamente come li ho messi, solo con il foglio cielo. Vediamo prima di tutto il diaframma, non dovrebbe esserci nulla. Questo è il solito favo di miele bello pieno. Controllare più che altro, se troviamo la regina è meglio, poi devo controllare se ci sono delle eventuali celle reali di scianatura. Altro celle da fuoco. Il resto thank you.
c'è tantissimo miele. Questo l'ho messo nuovo pochi giorni fa, sembra incredibile ma è già pieno di miele e anche di covata. Questa è tutta la covata già percolata, qui dentro ci sono alcune larve, non so se si riesce a vedere. Le uova io non sono mai riuscita a vederle, ma ci siano. E qua sopra stanno facendo la corona di miele, qui c'è un fuoco. Comunque, in pochissimi giorni. Uso tutto miele fresco. La regina non la vedo. Pappa reale. Questa è una cella reale e di là ce n'è ancora un'altra. Queste vanno tolte perché non le fanno.
facciamo un'altra. Sempre questi piedi non devono scrollarti. Ah, c'è la regina. È qui. Si riesce a vedere? Di qua no. La vedete?
Signora Sanna. Bella, qua c'è una farfallina rossa. Thank you.
folle. Cioè, no. Allora. Adesso niente, rimettiamo un altro telerino completamente vuoto. E vediamo se riusciamo a prendere una cosa da fare, tenerlo un po' occupato, sperando che non costruiscano ancora 700 celle. Bene, quindi quello che abbiamo visto oggi è che questa famiglia era pronta per sciamare. In realtà la sciamatura è il loro metodo di riproduzione naturale, però noi da apicoltori vorremmo che rimanessero nelle casse, perché così magari producono un po' di miele. Vedremo se sarò riuscita a togliere tutte le celle reali, anche se ho i miei dubbi perché ce n'erano veramente tantissime. Questa è una delle celle che ho staccato praticamente intera. All'interno c'è la regina ed è piena di pappa reale, che è l'alimento con cui nutrono esclusivamente la regina. Anche per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.